Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli ultimi prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Allora, parto con dei prodotti per quanto riguarda la cura dei capelli. Inizio con uno shampoo che era un'edizione limitata della Sien, credo fosse limitata, la linea è quella Sensitive. È appunto uno shampoo per tutti i tipi di capelli, senza profumo, senza coloranti, certificato vegano. Mi è piaciuto, andava a lavare molto bene i capelli, pur rimanendo delicato comunque sui capelli e sul cuoio capelluto, faceva una bella schiuma, non andava a creare quell'effetto stoppa, non andava a creare nodi improponibili. L'unica pecca secondo me è la profumazione, che sapeva tantissimo di cloro, quindi sembrava di essere in piscina. Detto questo, uno shampoo buono, il costo non era alto, per 275 ml mi è piaciuto e ve lo consiglio. Altro shampoo terminato è questo solido di La Masuna, questo qua è per capelli grassi, è certificato vegano, è naturale completamente, 55 grammi di prodotto, ve ne ho parlato moltissime volte, non era la prima volta che lo utilizzavo e ne ho un altro, sempre per capelli grassi di La Masuna. Mi sono trovata sempre molto bene con questo shampoo, l'unica cosa era la forma scomoda, ma adesso hanno cambiato la forma e quindi è più facile da maneggiare. Fa molta schiuma, pulisce bene i capelli e dura 5 volte di più di uno shampoo tradizionale, cioè a paragon di prezzo questo mi sembra costa sulle 3 euro, questo sulle 9 euro, però questo ci ho fatto un mese, con questo ce ne ho fatti 6, alternandoli tutti e due, quindi alla fine il prezzo, se si va a vedere, non è così alto per un prodotto che ti dura tantissimo nel tempo. Buon prodotto, lava bene i capelli, non li va a sgrassare eccessivamente, una profumazione molto delicata che non rimane sui capelli, non crea nodi, grovigli strani, molto molto buono, super consigliato, e in più appunto non ha packaging, rimane solamente questa scatolina di carta, quindi ottimo. Sempre per i capelli ho terminato poi due maschere. Ho terminato la maschera alla papaya per capelli secchi, 98% degli ingredienti di origine naturale, senza microplastiche, vegan, della Sien. Questo qua è con oli vegetali e a me è piaciuto molto. Mi è piaciuta di più quella alla banana rispetto a questo qua alla papaya, forse per la profumazione. Comunque ho trovato anche questo molto idratante, senza essere pesante sui capelli, e molto districante. Io ho dei capelli molto molto fini che si annodano facilmente e sono anche abbastanza deboli, non li andava ad appesantire, districava bene, perfetta, mi è durata tantissimo, e questa l'abbiamo utilizzata insieme io e mia sorella, e comunque è durata tantissimo, e ovviamente l'andavo a mettere solamente sulle lunghezze, avendo una cute sì, normale, ma tendente al grasso, dipende più che altro anche in che periodi dell'anno. Comunque buona. Altra maschera per capelli terminata è questa qua di Bioscalin, è una maschera fortificante dopo shampoo che favorisce il benessere dei capelli e del cuoio capelluto. È un'anticaduta per capelli deboli e fragili, l'ho utilizzata in combo con lo shampoo uguale alla maschera e devo dire che ho notato dei miglioramenti abbastanza sostanziosi, ho notato proprio dei mini, dei baby capelli che stavano crescendo, che non avevo da tanto. Come sempre la caduta dei capelli va vista sul perché e per come, perché se è una questione ormonale questi tipi di prodotti fanno poco. Io so che cos'è dovuta, so che questi prodotti non risolvono la situazione, ma mi aiutano, e questi mi hanno aiutato. Questa maschera mi è durata tantissimo, nonostante il pack comunque sia abbastanza piccolo, perché sono 200 ml di prodotto, vedete la confezione è piccola. Mi è piaciuta molto, è durata tanto, l'andavo a utilizzare come c'è scritto qua, quindi non solo sulle lunghezze ma anche sul cuoio, soprattutto sul cuoio capelluto, dove andavo a fare un bel massaggio, quindi l'applicavo solamente sul cuoio capelluto e poi andavo a risciacquare dopo un po'. Non andava per niente ad appesantire i capelli o a sporcarli, cosa che io temevo succedesse, invece no, li andava anche ad ammorbidire moltissimo,
Mi è piaciuta molto, però al solito difetto dello shampoo, cioè questa profumazione molto maschile che è anche gradevole, però era molto forte, quindi in alcuni momenti della giornata mi faceva venire un po' di mal di testa. Tolto questo, come prodotto secondo me è validissimo, non costano poco. Proseguendo con prodotti comunque che ho usato sotto la doccia, ho utilizzato questo scrub, questo Talasso Scrub della Sien, è uno scrub esfoliante con vitamina E e sale marino, uno scrub famosissimo. Questa era la prima volta che lo utilizzavo, mi sembra questo mi era stato regalato. Un buon prodotto, assomiglia moltissimo a quello di Equilibra o quello della Geomar. Comunque andava a esfoliare benissimo la pelle e l'andava anche a lasciare ben nutrita. Mi è piaciuto molto, lo utilizzavo sulle gambe, sulle cosce e sulle braccia e devo dire che mi sono trovata molto molto bene. Altro prodotto utilizzato sotto la doccia, sempre della Sien, sembra quasi una pubblicità alla Sien, della linea Sien Nature, è il bagno crema con avena bio. Questo qua è certificato Bios, non so se si trova ancora o no, comunque era appunto una crema doccia e io non amo particolarmente le creme doccia. Comunque, utilizzata con una spugna, creava comunque una bella schiumetta molto molto soffice e confortevole. Mi è piaciuto come prodotto perché andava a lavare molto bene la pelle, un odore gradevole ma sapeva leggermente di mandorla. Io non amo l'odore di mandorla, però questo è un gusto personale. Comunque un prodotto molto delicato che svolgeva molto bene la sua azione da bagno doccia. Poi ho terminato questo mini gel bagno schiuma Iris dell'Elbolario, mi è piaciuto. Io ho anche il profumo di questa linea, una profumazione che in questo caso ho amato di più nel profumo e non nel bagno doccia, perché secondo me i prodotti dell'Erbolario, la profumazione dei prodotti dell'Erbolario cambia a seconda di quello che si prende, cioè il profumo secondo me non è uguale alla crema doccia o alla crema corpo. In questo caso apprezzo di più il profumo, anche se questo non è male. C'è da dire che però quel profumo Iris dell'Erbolario mi era stato regalato in un periodo un po' particolare, quindi non amo particolarmente utilizzarlo, quindi mi ha fatto strano utilizzare un bagnoschiuma con questo profumo. Comunque un buon bagnoschiuma, una buona profumazione. Ho terminato poi anche un deodorante di balea, questo qua Sweet Sunshine, questo era un'edizione limitata. Comunque io mi trovo molto bene con questi deodoranti, hanno lo 0% di alluminio, un profumo di frutta tropicale molto buona, non mi irritano la pelle, mi tengono bene tutto il giorno, anche se io non sono una persona che suda mai e neanche d'estate. Comunque senza microplastiche, mi piacciono molto questi deodoranti di balea, ma come già vi dicevo preferisco terminare quelli che ho e poi passare al deodorante solido per fare meno spazzatura e anche per avere un prodotto più naturale che mi duri anche di più. Terminato poi sempre di balea questo due step per i piedi, peeling e maschera piedi con burro di karité al profumo di cocco. Il profumo di cocco non mi ha fatto impazzire, comunque il peeling è un peeling molto valido, la crema va applicata, lasciata in posa per qualche minuto, dopodiché o massaggiata oppure risciacquata. I piedi sembravano essere ben nutriti, dopo un'ora erano ritornati come prima, quindi ha lasciato il tempo che trova. Insomma, è un prodotto che mi era stato regalato, che mi ha fatto piacere provare, ma che non credo riacquisterei. Comunque è un prodotto vegan per chi fosse interessato. Ultimo prodotto di balea sono questi cerottini per i punti neri per il viso, con cui mi trovo molto bene, riacquisto sempre questi, tolgono quello che devono togliere, costano poco e niente, me li ricompro sempre, li preferisco anche a quelli della Nivea e costano anche meno. Terminata poi una crema corpo che ho amato alla follia ed è del marchio Olfattiva, la crema si chiama Nuvola di Crema ed è una crema nutriente con olio essenziale di limone e vaniglia, sono 100 ml, il barattolino è in vetro. Ottima la profumazione, sapeva di impasto per biscotti, buonissimo. È una crema che dalla consistenza sembra molto molto ricca, quasi un burro, e io avevo paura di utilizzarla perché il mio corpo non assorbe molto bene le creme. In realtà
questa crema si assorbiva all'istante e mi rendeva la pelle morbidissima, super nutrita e liscia per giorni, non per qualche ora. Quindi una crema assolutamente consigliata a tutti i tipi di pelle, soprattutto a chi ha una pelle molto secca, irritata e screpolata. Questo qua è perfetto e l'andavo a mettere anche sui piedi e mi sono trovata benissimo. Ultimo prodotto terminato è questa crema detergente per il viso ossigenante di Jonzac, anche questa è certificata biologica, certificata EcoCert, e mi sono trovata veramente molto bene. È un prodotto molto molto delicato che però lava molto bene il viso, non brucia gli occhi, non secca la pelle, non la tira, non la irrita. Un ottimo prodotto solamente se avete magari sudato particolarmente perché siete andati in palestra o volete togliere gli ultimi residui di trucco che avete sul viso. Questa secondo me non basta perché è veramente molto delicata, però per una pulizia quotidiana secondo me è ottima ed è molto delicata, quindi veramente valida. In più queste spume per il viso per quanto mi riguarda durano tantissimo, quindi questa a me è durata un'infinità di tempo e assolutamente consigliata. Mi sembra la presi tanto tempo fa su Eccoverde. Ok, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!